Palermo ricorda oggi Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Claudio Traina, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddie Cosina nel 27° anniversario della strage di Via D'Amelio. Al via il piano Esodo 2019 sulla rete ANAS. In vista delle prime partenze per le vacanze sono state programmate una serie di attività. Gambero Rosso di Mazara, al via la sfida tra chef nell'ambito dei giorni del gambero, in programma da oggi fino a domenica 21 luglio. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di venerdì 19 luglio. Come avete ascoltato nei titoli, Palermo ricorda oggi Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Claudio Traina, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddie Cosina nel 27° anniversario della strage di Via D'Amelio. Sentivamo il bisogno di accostarci per qualche secondo davanti a questo albero d'ulivo che simboleggia la eternità del messaggio che ha voluto lasciare Paolo Borsellino, la sua scorta, il giudice Falcone, coloro che lo accompagnavano e tutti coloro che sono caduti sulla trincea della lotta alla mafia. Un'iniziativa sobria, breve, semplice, come è giusto che sia il messaggio che deve passare soprattutto ai giovani, ai ragazzi, quei meravigliosi ragazzi che ho incontrato qualche minuto fa, ai quali dobbiamo spiegare che ognuno di noi è impegnato e deve sentirsi impegnato sul fronte dell'antimafia. E l'antimafia non deve essere gridata, non deve diventare un passaporto per affrontare con comodità le criticità della vita. L'antimafia va praticata giorno dopo giorno nel silenzio del dovere, perché il dovere si fa sempre in silenzio. Quando si è lasciati soli nelle battaglie più difficili, è allora segno evidente che il destino è già segnato. Paolo Borsellino è stato tradito da chi doveva stargli vicino, lo Stato non è apparso sufficientemente presente, forse non tutti gli apparati dello Stato volevano che emergesse la verità nelle indagini del magistrato palermitano. A distanza di tanti anni, a nome dei siciliani, io chiedo e rivendico il diritto alla verità, ecco, l'unica cosa che chiediamo. Vogliamo conoscere i volti di chi doveva fare il proprio dovere e non lo ha fatto, di chi ha lasciato solo Paolo Borsellino per diventare comodo e facile bersaglio della mafia. In occasione della ricorrenza del 27° anniversario della strage di Via D'Amelio, la Questura di Palermo ha ricordato le vittime del vile attentato con una serie di iniziative dedicate alla loro memoria. Presente il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Franco Gabrielli. Moriva il giudice Paolo Borsellino insieme ai nostri cinque ragazzi: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Alcuni di noi hanno vissuto quegli anni difficili, gli anni delle stragi di Via D'Amelio e di Capaci. Anni difficili, gli anni del terrore per mano della mafia. Alcuni però, i più giovani, non hanno vissuto tutto questo e non ne hanno ricordo. A loro il nostro ricordo, il sacrificio delle vite, la commozione, le nostre lacrime hanno l'arduo compito di trasmettere il senso di sconforto, la paura, la solitudine di mesi brutti, di anni difficili e dopo le stragi il disorientamento, ma anche la nostra resilienza, la necessità di riprendere la direzione, di raccogliere le forze, di accettare le sconfitte piangendo i nostri caduti, ma reagendo e trovando ancora più forza. Perché nonostante tutto c'era una parte di noi che aveva ancora speranza, che credeva che quella fine in realtà fosse solo l'inizio. E la voglia di
di costruire una società libera dal giogo della mafia, per risvegliare le coscienze, per i giovani, per quelli che non c'erano, a cui abbiamo fatto comprendere come da questo inferno abbia cercato di rispettarci mettendo tutte le energie anche a costo della nostra vita. Desideriamo che vengano risolti facendo luce sulla piena verità. Perché solo la verità, con il senso civico, con il riaffermarsi della legalità e della giustizia, non potrà certo restituirci i nostri cari morti ingiustamente, ma placare finalmente i nostri cuori, quello sì, la cui ferita non è ancora rimarginata. Un elenco di morti, da Cassarata alla Chiesa, dal giudice Vivatina a Boris Giuliano, vite e volti spezzate, impossibili da elencare, ma difficili da non ricordare. Allora dobbiamo chiederci cosa ci rimane di quegli anni e come possiamo far sì che quel ricordo si trasformi in esempio, in senso civico, in anelito perenne di legalità. Cambiamo argomento. Quanti sono gli immigrati in Sicilia? In base ai dati Istat, al 1 gennaio 2018 gli stranieri residenti nel territorio regionale sono 193.014, pari al 3,8% della popolazione residente in Sicilia. Ecco tutti i dati del sesto rapporto Migrazioni Sicilia 2018. Quanti sono gli immigrati in Sicilia? In base ai dati Istat, al 1 gennaio 2018 gli stranieri residenti nel nostro territorio regionale sono 193.014, pari al 3,8% della popolazione residente in Sicilia. L'incremento di quasi 4.000 unità rispetto al 2017 conferma un ormai consolidato rallentamento dei tassi di incremento che avevano caratterizzato il periodo 2007-2014. Nel 2018, come negli anni precedenti, la popolazione maschile straniera risulta predominante per ammontare circa 10.000 maschi in più rispetto alle femmine e si conferma mediamente più giovane rispetto a quella femminile. La Sicilia, come l'Italia, sembra caratterizzata da una popolazione eterogenea in termini di paesi di provenienza. Nel dettaglio, sempre al 1 gennaio 2018, le prime 5 nazionalità rappresentavano poco meno del 60% degli stranieri residenti in Sicilia, mentre con le prime 20 nazionalità si raggiungeva quasi l'88% degli stranieri. Gli stranieri residenti in Sicilia sono prevalentemente rumeni, quasi il 30% degli stranieri residenti, seguiti dai tunisini con il 10,5%, marocchini 7,8%, cingalesi 7% e albanesi 4,5%. La popolazione rumena rappresenta ormai quasi un terzo degli stranieri residenti nell'isola, con una crescita straordinaria negli ultimi 10 anni, da oltre 17.500 del 2008 a circa 60.000 nel 2018. A tale risultato, peraltro comune al resto d'Italia, ha contribuito la crescente quota di famiglie che chiedono servizi di cura e di assistenza domiciliare. La crescita della popolazione vecchia in Sicilia, gli over 80, sono più che triplicati negli ultimi 10 anni, superando nel 2018 le 300.000 unità, si scontra infatti con servizi pubblici inadeguati o comunque insufficienti rispetto alle esigenze delle famiglie. La popolazione rumena risulta particolarmente preponderante nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, dove rappresenta oltre il 40% degli stranieri presenti. La popolazione tunisina si concentra invece nelle province di Trapani e Ragusa, quella marocchina in quella di Messina, quella cingalese nelle province di Messina, Palermo e Catania, quella albanese nelle province di Ragusa e Catania, quella bengalese a Palermo, quella cinese a Palermo e Catania, quella polacca a Siracusa, quella filippina a Palermo e Messina e quella ghanese a Palermo. Ai residenti in Sicilia sono state concesse 2.962 cittadinanze, anche questo dato in flessione rispetto all'anno precedente, quando le concessioni sono risultate 3.529. I minori presenti al 1 gennaio 2018 sono 37.009 e costituiscono il 19,2% della popolazione straniera residente nei
nell'isola. La Sicilia si configura attualmente come terra di immigrazione, dunque, ma anche di emigrazione verso altre regioni d'Italia o verso l'estero. Secondo l'ultimo report Istat sulle migrazioni interne e internazionali, è, insieme alla Campania, la regione meno attrattiva. La perdita netta complessiva di popolazione siciliana residente negli ultimi 10 anni è di circa 112.000 unità. Tale perdita va in larghissima parte a favore delle regioni del centro-nord. Teatro Massimo, il 24 luglio, manifestazione SLC CGL, Fistel CISL e Welcome Will a Piazza Verdi con ballo, coro, orchestra. Il nuovo decreto legge uccide le fondazioni, tra le richieste alla stagione estiva, il raddoppio delle produzioni, la stabilizzazione dei precari storici, certezza di risorse. Manifestazione il 24 luglio alle 20 a Piazza Massimo con ballo, coro, orchestra e tutte le maestranze per manifestare il dissenso di SLC CGL, Fistel CISL e Welcome Will sul nuovo decreto legge per le fondazioni lirico-sinfoniche italiane per porre l'accento sulla produzione culturale del Teatro Massimo, sulla necessità di risorse certe per la programmazione, sulla stabilizzazione dei precari. La manifestazione è stata indetta dall'Assemblea dei lavoratori. Il nuovo decreto legge al centro della protesta, secondo i sindacati, uccide le fondazioni lirico-sinfoniche. Il decreto impedisce la trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato e prevede che ai concorsi debbano accedere per la stabilizzazione anche gli artisti precari che vanno in scena da 15 anni, che hanno passato le audizioni per 3 anni di fila e che concorso lo fanno ogni sera in palcoscenico, dichiara il segretario generale SLC CGL Palermo Maurizio Rosso. Noi pensiamo invece che il precariato vada sanato. Continueremo la lotta per la stabilizzazione degli 80 precari storici e il Teatro Massimo di Palermo e denunciamo che il precariato si sta espandendo anche nel settore tecnico, nella sartoria, tra macchinisti, attrezzisti e tra i tecnici delle luci. Questi mestieri non si possono improvvisare, deve essere lavoro stabile. Altro tema della protesta è il contratto nazionale di lavoro del personale delle fondazioni che non si rinnova da 15 anni. È incomprensibile che un settore vada avanti da 15 con un contratto scaduto, aggiunge il Rosso. Non capiamo perché le piante organiche delle fondazioni siano quasi dimezzate, non ci sia un percorso di investimenti con la previsione di piante organiche adeguate per far restare le fondazioni centri di produzione e non di distribuzione di spettacoli affittati. Per quanto riguarda la produzione della Fondazione Teatro Massimo, torna la richiesta di una stagione estiva di almeno 3 mesi che coinvolga le maestranze in un progetto di sviluppo sulla base di un organico consolidato. Dobbiamo puntare al raddoppio delle produzioni, in calza al Rosso, solo in questo modo si può dare un segno tangibile al governo e al ministero con un riscontro di produzioni costante tutto l'anno ed esigere così risorse adeguate. È inimmaginabile pensare che il Massimo possa stare 3-4 mesi senza produrre uno spettacolo. Palermo, con il picco del 30% di aumento del turismo, pensiamo possa raddoppiare le proprie produzioni artistiche con una programmazione continua e di qualità a livello di una capitale europea. Questa sera i sindacati daranno lettura del comunicato unitario che annuncia la manifestazione all'inizio dello spettacolo Danza d'autore Bolero al Teatro di Verdura. Al via il piano Esodo 2019 sulla rete ANAS. In vista delle prime partenze per le vacanze sono state programmate una serie di attività e misure da mettere in campo con l'obiettivo di facilitare gli spostamenti dei vacanzieri lungo i 30.000 km di strade e autostrade. Al via il piano Esodo Estivo 2019 sulla rete ANAS. In vista delle prime partenze per le vacanze, sono state programmate una serie di attività e misure da mettere in campo con l'obiettivo di facilitare gli spostamenti dei vacanzieri lungo i 30.000 km di strade e autostrade, garantendone in primis la sicurezza attraverso la manutenzione stradale, l'informazione al cliente con canali dedicati e il pronto intervento con monitoraggio 24 ore su 24. Il piano 2019 è stato redatto in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme a Viabilità Italia, al Ministero degli Interni, all'AISCAT, alla Protezione Civile, Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'ANAS sarà presente sulle strade e autostrade di competenza con circa 1.100 automezzi, 5.236 telecamere fisse, 1.004 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti.
Il monitoraggio H24 della rete e l'assistenza per il pronto intervento verranno gestiti con 200 operatori impegnati tra la sala situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella dell'autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo, che opera in affiancamento alla polizia stradale. Il monitoraggio 24 ore su 24 del traffico riguarderà in particolare i principali assi strategici. In Sicilia l'autostrada A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo. Al fine di garantire una maggiore fluidità del traffico, l'ANAS ha rimosso tutti i cantieri possibili. Il numero maggiore è presente proprio in Sicilia sulla A19 Palermo-Catania che, come è noto, è oggetto di un importante piano di riqualificazione e di manutenzione straordinaria del valore di oltre 870 milioni di euro. I restanti due si trovano sempre in Sicilia, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo e sulla A19 Alcamo-Trapani. Per richiamare l'attenzione sulla sicurezza stradale, l'ANAS promuove anche quest'anno, in collaborazione con la Polizia di Stato, la campagna di comunicazione Guida e Basta, per sensibilizzare gli utenti della strada a essere prudenti e concentrati mentre si è al volante. La campagna è dedicata ai rischi che derivano dalla distrazione. Un migliaio di persone in piazza. È più che positivo il bilancio della prima edizione di un mare di Pride, manifestazione che ha avuto luogo a Balestrate, culminata con un dibattito pubblico in piazzale Belvedere, a cui hanno preso parte anche Vladimir Luxuria, testimonial dell'evento, e Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans. Un migliaio di persone e nessuna azione di disturbo. È più che positivo il bilancio della prima edizione di Un Mare di Pride, manifestazione che ha avuto luogo a Balestrate e culminata con un dibattito pubblico in piazzale Belvedere, presidiata da un corposo dispiegamento di forze dell'ordine, a cui hanno preso parte, oltre a Marisa Saputo, assessore comunale alle pari opportunità, anche Vladimir Luxuria, testimonial dell'evento, Luigi Carollo, portavoce del coordinamento Palermo Pride, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, Daniela Danna, referente regionale di Famiglia Arcobaleno, Salvatore Ferrara, assessore comunale alle attività produttive, e Vito Rizzo, sindaco di Balestrate. È stata inaugurata nel piazzale la Biblioteca dei Diritti Universali, teca sul circuito del Book Crossing, dipinta e realizzata dalle artiste locali Giuditta Musso e Giorgia Profeto. Durante le letture al tramonto, che hanno visto protagonista tra gli altri anche l'attore Paride Benassai, è stato ricordato Andrea Camilleri, cui la piazza di Balestrate ha tributato un lungo e sentito applauso. Poi, nel corso del dibattito serale, la testimonianza di Alessandra Sciurba, che per la prima volta ha raccontato i dettagli del salvataggio di 59 migranti al largo della Libia a bordo del veliero Alex. Soddisfatto l'assessore Marisa Saputo, che ha detto: questa manifestazione è riuscita così come l'avevamo pensata. Volevamo lanciare un messaggio che andasse al di là dei colori politici e delle logiche di partito. Ritengo che Balestrate sia pronta per essere una città civile, senza tabù, senza pregiudizi. Grazie a Un Mare di Pride ne abbiamo avuto conferma. Rappresento l'istituzione pubblica e la politica, che ha un compito: preparare il terreno affinché i diritti civili possano prendere forma. Dobbiamo fare conoscere alla gente delle realtà che esistono. Ritengo questa manifestazione l'adempimento di un dovere politico. Il club canottieri Rogero di Lauria sulla linea di partenza della Palermo-Monte Carlo. Lo storico circolo palermitano torna a disputare la regata di altura internazionale. Il club canottieri Rogero di Lauria torna dopo 4 anni di assenza alla Palermo-Monte Carlo. La regata di altura internazionale, classica del calendario agonistico nazionale, sarà sotto il coordinamento a terra di Ganga Bruni, 11 gli uomini dell'equipaggio a bordo dell'Ice 52 Prima Vista Lauria, un'imbarcazione ad alta tecnologia. Si ritorna così su un importante campo di regata per una prova di altura che viene considerata tra quelle più belle del Mediterraneo. Ci si confronterà con una flotta importante sia in quantità che in qualità, grazie alla presenza di barche che rappresentano il top della vela d'altura mondiale. La Palermo Monte Carlo 2019, giunta alla 15ª edizione, anche quest'anno è tappa del campionato italiano offshore della Federazione Italiana Vela e del Mediterraneo Maxi Offshore Challenge dell'International Maxi Association. La partenza è in programma per le ore 12 del prossimo 21 agosto dal Golfo di Mondello. In palio il trofeo Challenge Perpetua
Angelo Randazzo, assegnato al vincitore in tempo compensato del gruppo più numeroso tra i due previsti, e il trofeo Giuseppe Tasca d'Almerita per il primo scafo che taglierà il traguardo di Monte Carlo in tempo reale. Il club canottieri Roggero di Lauria punta a confermare ed ampliare il proprio primato. Un palmarès di 4 vittorie pone infatti il club al primo posto per trofei Challenge Perpetuo Angelo Randazzo conquistati in questa competizione. Rispettivamente sono state vinte le edizioni 2009, 2011, 2012 e 2013. I successi ottenuti nel corso degli ultimi anni hanno spinto il club a rilanciare ancora di più il progetto agonistico. Competenze, esperienze e preparazione atletica hanno consentito al circolo di poter contare oggi su un team di velisti e atleti del club che costituiscono una vera e propria eccellenza. Il club canottieri Roggero di Lauria prenderà parte anche alla Rolex Middle Sea Race. Ultimo evento in ordine di tempo sarà infine la settimana velica del Mediterraneo, giunta alla 57esima edizione, organizzata dal club canottieri Roggero di Lauria, in programma dal 26 al 30 dicembre prossimi. Gambero Rosso di Mazara, al via la sfida tra chef nell'ambito di Il Giorni del Gambero, in programma da oggi fino a domenica 21 luglio. Creare un piatto originale ricco di tanta fantasia a base di Gambero Rosso di Mazara per aggiudicarsi il titolo di migliore chef, che verrà assegnato da una giuria tecnica di esperti capitanata dallo chef stellato Tony Lococo. Tra i componenti anche il presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi Paolo Austero e in rappresentanza dell'Associazione Cuochi e Pasticceri di Palermo lo chef Gioacchino Sensale. Il concorso vedrà sfidarsi 5 chef nella preparazione dei primi piatti, cercando di esaltare la bontà e la prelibatezza del Gambero Rosso in base alla propria creatività ed abilità, al termine della quale verrà proclamato un vincitore. A contendersi il titolo saranno gli chef Raffaella Nastro, Anna Maria Consuelo Lombardo, Gabriele Davide Cavataio, Sara Greco e Marica Giubilato. I piatti presentati dai giovani talenti in gara, tutti a base di Gambero Rosso di Mazara del Vallo, potranno essere degustati dal pubblico presente e concorreranno al premio finale. Per il vincitore in palio 500 euro, un fine settimana nella struttura Mara Hotel per il secondo classificato, mentre per gli altri chef le rispettive ricette saranno pubblicate sulla rivista di settore Cook Magazine. Il contest è organizzato nell'ambito dei Giorni del Gambero, la manifestazione è promossa e organizzata dall'imprenditore Antonino San Martano, in programma a Mazara del Vallo da oggi fino al 21 luglio prossimo, durante il Summer Festival, che vedrà la partecipazione di artisti del calibro di Cecilia Gale, regina dei grandi successi latinoamericani, e Sara Di Vaira, vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Il Gambero Rosso di Mazara del Vallo, spiega San Martano, rappresenta un simbolo della cucina italiana internazionale. Ecco perché da 4 anni all'interno degli eleganti spazi del Mar Hotel organizziamo un evento volto a esaltare questo ingrediente prezioso, dono del mare. L'evento sarà anche un'occasione per il pubblico, ristoratori e operatori del settore di conoscere i prodotti di alcune eccellenze del territorio che ben accompagnano l'ingrediente principe della manifestazione. Dall'olio ai vini delle cantine più rinomate al pescato delle aziende siciliane, la manifestazione è patrocinata dalla regione siciliana e dal comune di Mazara del Vallo. E sempre sui Giorni del Gambero, Cecilia Gale sarà presente con le sue canzoni ai Giorni del Gambero. Cecilia Gale a Palermo, in Sicilia, per quale importante occasione? Allora, questa sera ciao a tutti gli amici di Canale 19 a Palermo. Per chi non mi conosce, è il Pam Pam. Oh, ma sì, ma lelle su Pam Pam. Volevo danze, volevo chante, il tipitipitero. E grazie Italia, soprattutto la Sicilia. Voi veramente mi amate, mi date tanto affetto. Sono a Palermo, sono sempre da qualche parte dell'estate, la maggior parte dell'estate la passo qua in Sicilia. Quindi grazie a queste canzoni ho potuto calcare il palcoscenico più importante. Tu sei molto sosa. No, ho cominciato da un mese e mezzo, perché quando mi vedevano mi dicevano, io sono molto riservata, però il mondo è cambiato, quindi che dire, bisogna esserci. Ci sono io in prima persona, perché mi sono detta, voglio imparare, non posso delegare. Certo, si delega, però poi per delegare bisogna capire. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano
Qual è stato il tuo più grande successo? Ma il mio più grande successo sicuramente è l'aver avuto l'occasione di far crescere, far studiare, crescere mio figlio e farlo studiare nell'università più importante al mondo, che è il Harvard. Ho un figlio, molti non lo sanno, mi sono cantando e ballando, però in questi anni mi chiedo perché magari non sono stata molto presente nel mio lavoro, perché avevo un obiettivo, un anno e mezzo, lui si è laureato e quindi adesso dico a lei, eccomi qua, non sono scomparsa. Giorni del Gambero Fest, 19, 20, 21 luglio a Mazara del Vallo. Non potete mancare perché ci sarò anche io. Vi ricordo, volevo danze, volevo chante, el dividivitero, oh ma si malele su pampa. Repitalo, vi aspetto, Giorni del Gambero Fest, 19, 20, 21 luglio a Mazara del Vallo. Ci sarò anche io. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.